particolare una mattina inaugurale per quanto riguarda la scuola per la buona politica della Fondazione di Bagno, organizzata dalla Fondazione di Bagno con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Puglia, dell'Università e del New York Times. Una mattina che inaugura la scuola per la buona politica, che ha un tema decisamente attuale, e che è quello dell'Europa. Europe First si chiama, infatti, il tema della nuova edizione che prende il via oggi, proseguirà sino a maggio. Sono 5 incontri, 3 seminari che si svolgeranno tutti tra l'Università degli Studi Aldo Moro e il Monastero di San Benedetto a Conversano, che è sede della Fondazione di Bagno. Perché parlare d'Europa? Intanto perché ci è sembrata una scelta dovuta in vista del rinnovo del Parlamento Europeo il prossimo 26 maggio. E poi ci è sembrata un'urgenza in realtà, vista l'aria che si respira e che ci costringe a ricordare a tutti che l'Europa non è un concetto astratto, ma è una istituzione che condiziona la vita di 500 milioni di persone. Insomma, non devo starvi a raccontare la cronaca degli ultimi tempi, la Brexit, accuse, le tensioni. Ricordiamo soltanto ieri le frasi, in ordine di tempo, le frasi contro il Premier Conte di qualche giorno fa, gli attacchi scomposti di cui ha parlato ieri, la sua risposta in cui indicava il canto del cigno di molti appartenenti al Parlamento Europeo. E poi l'invito, la lettera del Presidente Sergio Mattarella al Presidente sloveno, in cui condivide le sue preoccupazioni riguardo al clima che si registra oggi in Europa e riconosce un inasprimento dei toni, una minore considerazione per le opinioni altrui, eccessi verbali che non dovrebbero aver posto, scrive il Presidente Mattarella, della nostra comune casa europea. Le lezioni della Scuola per la Buona Politica serviranno in realtà a far comprendere quanto sia importante avvicinare i linguaggi, le culture, avere classi dirigenti capaci di scommettere sulle reti e le connessioni che fanno dell'Europa una grande Europa. Qualche giorno fa il professor Alessandro Barbero, lo storico a Matera, a proposito di confini, patria ed Europa, ha detto che uno dei motivi per cui l'Europa è percepita da tanti come un progetto fallimentare è che si è fatto finta che si potesse costruire una realtà unica fra paesi che parlano lingue diverse, fra paesi diversi. Una cosa ha detto che non è mai stata fatta. Anche gli Stati Uniti sono nati mettendo insieme dei cosiddetti stati che però parlavano tutti la stessa lingua. L'Europa oggi è un fallimento dal punto di vista del senso di identità. Non ha prodotto, secondo il professor Barbero, un senso di identità e automaticamente ha rafforzato le identità locali, nazionali. La scuola per la buona politica e questo tema serviranno a noi per comprendere che cosa si fa e che cosa si può fare per fare dell'Europa e per far tornare l'Europa a quell'ideale, a quell'idea che era all'inizio. Lo facciamo partendo da un ospite decisamente illustre, qual è Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia, che ringraziamo per essere intervenuto, presidente dell'Invas, l'Istituto per la vigilanza sulla situazione, membro del Consiglio dell'amministrazione della Fondazione del Centro Internazionale di Studi Monetari e Bancari di Ginevra e del Consiglio dell'amministrazione della Fondazione Giovanni Agnelli. Sarà lui a guidarci in questa, in questo nuovo discorso sull'Europa, in questa condivisione che faremo dei concetti sull'Europa, parlando dell'Europa in dubbio. Parliamo e partiamo da l'Unione Monetaria e con lui oggi ascolteremo naturalmente il professor Giuseppe Moro, che è direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, e la dottoressa Marina Comei, ordinaria di Storia Economica dell'Integrazione Europea nel Dipartimento di Scienze Politiche di Bari. Con loro avviamo questa scuola per la buona politica, quindi a me non resta che lasciarvi la parola. Grazie mille, grazie. Grazie mille. Un saluto e un saluto istituzionale, saluto la mia interrogazione nascosta dal saluto. Innanzitutto saluto l'università, per Rossi, noi siamo sempre felici quando incontriamo, ci capita a volte di incontrarlo in queste aule, in condizioni diverse, per qualche tempo fa ho presentato il suo libro in Aula Magnes. Siamo sempre felici, sono momenti importanti di riflessione. Quindi io, tra l'altro, lo faccio io, è giusto che non lo faccia la collega Comei. Mi scuso per il numero non elevato di studenti presenti, ma diciamo questa data mi ha dato un po' infelice per i nostri studenti, perché siamo nell'intervallo fra i due semestri. Questa è l'ultima settimana di esami, mi dico come facciamo gli esami, quindi
quindi diciamo non è, è un momento un po' complicato, insomma. Però ciò non significa che i nostri ragazzi non siano interessati. Noi abbiamo una laurea in studi europei, che adesso è una laurea triennale, una nuova proposta, stiamo proponendo una riforma dei nostri ordinamenti, la nostra nuova laurea magistrale di scienze politiche sarà una laurea magistrale in relazioni internazionali e studi europei, quindi abbiamo la visione Europa forse un po' controcorrente, messa proprio all'interno dei nostri ordinamenti, siccome Dipartimento siamo responsabili dello sport informativo, della Commissione Europea, della Puglia, dell'Europa, quindi ci sentiamo molto impegnati su questa fronte, quindi sono particolarmente felice che la Fondazione di Lanco, con la quale abbiamo una collaborazione, abbia scelto questa riflessione sull'Europa come focus della scuola di formazione politica di quest'anno. Se dovessi fare una relazione direi, ma mi fermo qui, che io sono radicalmente in disaccordo con la durata di questo momento, che tende più a guardare il bicchiere mezzo vuoto dell'Europa. Io sono un sociologo, mi occupo di politiche sociali, stiamo scrivendo in questo periodo con una collega scozzese preoccupatissima, lo sfondo psicologico della collega scozzese. I giorni avanzano e viene sempre con maggiore ansia la Brexit. Stiamo scrivendo insieme un libro sul modello sociale europeo, lo stiamo scrivendo da un anno, l'ultimo anno che ho impiegato a scrivere questo libro. Quando tu approfondisci queste cose, costruisci la storia di come è nato così il modello sociale europeo, quando è stato politico in questi anni, ti accorgi certo che ci sono stati dei limiti, però forse la nostra storia senza l'Europa sarebbe stata molto diversa. Ci hanno detto ancora spesso. Grazie. Grazie professor Moro. Ho dimenticato di dire prima che la Scuola per la Buona Politica è dedicata ad Antonio Megalizzi e a Bartolo Pedro Orent Mizielski, spero di aver nominato, citato il suo cognome correttamente, sono due giornalisti eurofonici rimasti uccisi nell'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre scorso. Insomma, non ci facciamo spaventare, come diceva il professor Moro, avremmo avuto una storia diversa senza l'Europa e questa è una certezza. Però noi siamo per la contaminazione, per la libera circolazione di parole e pensiero ed è per questo che abbiamo deciso di riflettere sull'Europa con questa scuola. Professoressa Cometti. Anche io, grazie, desidero ringraziare e molto, il senatore Rossi per aver accettato di aprire con la sua lezione la scuola di politica della Fondazione Lanco. Scuola di quest'anno è incentrata sui temi che emergono dall'agenda europea. Naturalmente non è la prima volta che la Fondazione dedica ai temi europei ciclo di lezioni da quasi 10 anni hanno in questa scuola, che è stata pensata e creata per contribuire al rinnovamento delle classi dirigenti del paese in una fase in cui profonda era, e in particolare è, la crisi dei partiti che hanno fatto la cultura dell'Europa intera. Desidero anche aggiungere, quest'anno la gran parte della lezione della scuola è stata spostata nella nostra università. La nostra università, come quasi tutte le università italiane, ha dato un grande contributo, un considerevole contributo alla costruzione europea in questi 2 anni, sono passati 60 anni. Un grande contributo alla costruzione europea, all'edificazione stessa dell'ordinamento comunitario e vorrei sottolineare al riconoscimento del primato, dell'ordinamento comunitario. Ma un grande contributo anche più in generale a quella cultura comune europea che sappiamo tutti.
sentimentale, dovrei dire, un tessuto sentimentale che anima il lavoro di ricerca, il lavoro di insegnamento e anche la relazione stessa che noi abbiamo con gli studenti, soprattutto da quando nelle nostre aule si stanno succedendo diverse generazioni Erasmus, non più una, ma noi abbiamo avuto qui ormai diverse generazioni Erasmus. Nonostante ciò, bisogna dire che, come bisogna riconoscere, lo sappiamo tutti, che l'Europa in questa fase attraversa una crisi che mi sembra fondamentalmente diversa. Da una parte alimentata dalla difficoltà di dare risposte efficaci e condivise ad alcuni temi sul tappeto, e qui ovviamente diciamo, il pensiero va direttamente alla questione della crescita e alla questione della disoccupazione. Ma dall'altra parte emerge il progressivo assottigliarsi di quella capacità di visione, di costruzione del futuro che è stata invece molto forte in altri momenti. Per le attuali leadership politiche e quindi a cascata anche per settori sempre più ampi dell'Unione Pubblica, anche l'Europa è stata collocata tutta nel presente. L'Europa è diventata un dato, è diventata già una sorta di contesto in cui si svolgono le azioni più diverse ed è un contesto per molti versi scontato. Manca in realtà il passato, con le dure lezioni, le dure drammatiche lezioni che il passato contiene, le prove in questo senso che il passato contiene, e manca anche il futuro stesso, il futuro con la sua capacità di costruzione di senso per il presente, che è possibile solo se si ha sostanzialmente un futuro. Le istituzioni comunitarie faticano ad assumere un proprio ruolo alla guida dell'Europa, affidata spesso all'impegnativa dialettica tra governi nazionali, una fase invece che necessita di ben altri e più adeguati sforzi, in seguito diciamo tutto al cambiamento che si è verificato in questi anni. Tanti sono i cambiamenti che si sono verificati in questi anni. Io vorrei diciamo, ricordarne uno che mi sta particolarmente a cuore, e cioè il fatto che in questi anni diciamo, sia tramontata quella che io chiamo l'illusione dell'89 e del suo decennio successivo. Subito dopo l'89 molti di noi, molta parte di opinioni pubbliche e non solo, ha ritenuto che fosse possibile una globalizzazione soft, una globalizzazione mobile, come era quella che effettivamente si riteneva di poter intravedere dopo la conclusione della guerra fredda, quando ci sembrava che noi europei potevamo comunicare agli altri il nostro modello di Europa potenza civile. Io credo che molti in questa sala ricorderanno il bel libro di Paola Schioppa, di Tommaso Paola Schioppa, Europa forza gentile, che fu pensato e pubblicato esattamente diciamo, nel decennio successivo all'Italia. Oggi invece noi siamo immersi nella prima crisi politica della globalizzazione e prodotta dalla globalizzazione, una crisi politica che si ripercuote in modo acuto sull'intero Occidente, inclinando anche il rapporto tra Stati Uniti e Europa, tra Europa e Gran Bretagna. Siamo di fronte diciamo, ad una crisi, in seguito a questa crisi, di questa una difficoltà diciamo, della democrazia rappresentativa, una crisi della democrazia rappresentativa che si esprime sia nella sua dimensione politica che nella sua dimensione costituzionale. Questo è anche un elemento estremamente. Esiste una tensione tra l'Europa che c'è, che vorrei dire non è poca, tanta questa ormai, questa Europa c'è, e gli stati che ne fanno parte. Esiste una tensione tra paesi forti dal punto di vista economico e finanziario e paesi con un alto debito pubblico che pesa sul funzionamento dell'Eurozona e sull'ancora incompiuta unione bancaria.
Esiste infine una tensione tra est e ovest dell'Europa. Ad est alcuni paesi hanno, come sappiamo, messo in discussione il primato del diritto europeo e anche questa, diciamo, certamente è una questione importante. Più in generale siamo di fronte ad un'Europa percorsa da virulenti ritorni identitari, alimentata da movimenti populisti che giocano la carta della paura in chiave anti-europea e sovranista. Sommergendo, e qui vorrei sottolineare questo punto, sommergendo l'unica vera piattaforma difensiva di cui disponiamo in tempi difficili e tumultuosi come questi. La più sicura difesa, infatti, della sicurezza dei popoli europei sta proprio nel nostro stare insieme, come ha recentemente ricordato a Lubiana Mario Draghi, che ha retto in questi anni la Banca Centrale Europea con una inedita e significativa lucidità politica, dove intendo per questo, diciamo, una piena consapevolezza di come questa unione monetaria presupponga un quadro stabile di governance politica dentro l'Eurozona e non solo dentro l'Eurozona. Concludo rapidamente ricordando solamente un ultimo punto. Naturalmente, diciamo, a spingerci verso questa scelta di tornare sul piano europeo da parte della Commissione di cambio è stata anche la scadenza elettorale, come ricordavamo prima, inutile nasconderci, c'è questa scadenza elettorale molto rilevante, intorno ad essa si sono addensati interessi e spinte contrastanti e destabilizzanti. Il ciclo della scuola finirà proprio a ridosso, sostanzialmente, della data delle elezioni. Ma vorrei anche aggiungere che non è questa la considerazione più condizionante, più forte che noi abbiamo fatto. A spingerci a proporre questi temi che sono state soprattutto le difficoltà dell'Europa, la necessità di discutere con nuove generazioni di queste difficoltà, di pensare cambiamento, di innovare, esprimendo quindi una difesa critica dell'Europa, una difesa critica che deve essere anche tuttavia una forma di resistenza rispetto al modo in cui si stanno manifestando le contestazioni all'Europa. In forma, non sia consentito, diciamo, utilizzare questo termine, in forme in cui viene meno la lealtà all'Europa. E in realtà tutto questo avviene facendo prevalere, diciamo, l'idea che ognuno dei paesi europei, ognuno può bastare a se stesso, che le istituzioni dell'Unione siano superflue. In realtà, diciamo, se noi dimentichiamo i 60 anni di costruzione dell'integrazione europea e li accantoniamo, rimane semplicemente la irrilevanza di singoli paesi europei e il pericoloso moltiplicarsi delle asimmetrie globali che sono molto davvero molto preoccupanti. E qui concludo. Passo la parola. Grazie, dottoressa Comelli. Allora, mi ha colpito moltissimo che siamo immersi nella prima crisi politica della globalizzazione, prodotta dalla globalizzazione, è una cosa che effettivamente non ci abbiamo mai pensato. Però ecco, uno dei temi, appunto il tema con cui iniziamo, è proprio l'unione bancaria. Noi nel presentare questo tema ci siamo fatti delle domande e quindi volevamo ancora un legame sovranazionale europeo e quale? E se sì, quale Europa occorre perché quel legame si perpetui? Io passo la parola al dottor Salvatore Rossi. Grazie, molte grazie, buongiorno a tutti, cari amici, dico cari amici perché molti di voi, alcuni di voi sono veramente amici miei, alcuni la prima vita, e quindi sono particolarmente contento di essere qui e ringrazio gli organizzatori di questo evento. La mia chiacchierata si intitola Europa in dubbio, perché in effetti i dubbi sono venuti molti.
sull'Europa, sul suo significato, sulla sua convenienza. Sono venuti a molti questi punti, fino a me, eppure sono stato per molti anni, diciamo così, per molti anni un europeista convinto, sono stato un portatore d'acqua alla costruzione europea, un portatore d'acqua fra i tanti, però al servizio di persone come Tommaso Padoa-Schioppa, evocato prima e anche come Carlo Zeniciano. E quindi conviene affrontarli questi dubbi, chiarirseli se è possibile, per capire se appunto, secondo la sua domanda, vogliamo ancora un legame sovranazionale che metta insieme gli stati nazionali europei e in che modo e quale e perché, e se c'è qualcosa da cambiare eventualmente nel modo in cui le istituzioni europee funzionano. Allora, per farla questo, ripercorro molto brevemente, quindi non vi spaventate, cercherò di non essere né lungo né noioso, ripercorro molto brevemente la storia dell'identità europea, dell'idea europeistica, e poi affronto il tema dell'identità, dell'identità sovranazionale rispetto all'identità nazionale. Nel fondo il problema in cui ci stiamo avvoltolando tutti in questo caso, se prevalga l'identità nazionale, domestica, rispetto a una identità invece sovranazionale europea. Allora, l'analisi storica dell'europeismo è ormai consolidata, è un'idea molto vecchia, quella europeistica che risale probabilmente al Medioevo, se non ancora prima. Però l'europeismo, come lo intendiamo oggi, più o meno nasce agli inizi del XX secolo. Ricordo un pensatore fra tutti, Luigi Einaudi, che più volte intervenne in quegli anni, negli anni iniziali del XX secolo, sull'argomento. Poi l'idea prese piede in modo più concreto durante la Seconda Guerra Mondiale, anche se fra circoli ristretti di intellettuali e di oppositori dei regimi fascista e nazista che ancora erano presenti in quel tempo. Conosciamo tutti il manifesto di Montotelli, di Antonio Spinelli e altri, quel manifesto fu scritto rocambolescamente nel 41 durante il confino a Veltrotene, di Antonio Spinelli, di Ernesto Rossi e di altri. Quel manifesto fissa la visione, quindi ha una visione, la visione di un'entità statuale futura europea che superi gli stati-nazioni, visti veramente come cose negative, come cose demoniache. Gli stati-nazioni, dicevano gli autori di quel manifesto, sono solo capaci di farsi la guerra, di modo sanguinoso per loro. Quindi dobbiamo superare e dobbiamo andare verso un'idea di Stati Uniti, a somiglianza di quello che hanno fatto gli americani. E ovviamente è un testo molto legato al tempo, molto legato alle circostanze in cui fu scritto. Alcuni si sono scagliati contro la sua inattualità, e anche contro il conformismo snobistico di quelli che nei decenni successivi hanno visto in quel manifesto il documento fondante dell'Unione Europea, dell'idea europeistica. Ne cito uno fra tutti, Ernesto Galli della Loggia, che è certamente un intellettuale importante, diciamo, spesso preda di viscerali avversioni, di scorrenza, si è scagliato più volte contro il manifesto di Veltrotene, contro la figura di Antonio Spinelli, dicendo sono cose morte, stramorte, non dobbiamo preoccuparci. Certo è che quel manifesto fece impressione e informò di sé il pensiero e l'azione molti scampati alla carteficina della Seconda Guerra Mondiale, che intorno a quel manifesto, partendo
si dà quel manifesto, cominciarono a sviluppare l'idea di un'Europa unita. L'idea originale quindi nasce da un anelito di fratellanza europea, nasce dall'idea che mai più guerra sanguinosa, in particolare fra Francia e Germania, che torno per un secondo. Questa idea era un'idea messianica, l'ha definita un giurista americano importante, come è stato per tanti anni capo dell'Istituto Universitario Europeo di Difesa, Joseph Weiler. Dalle parole si passa ai fatti. Quindi nel 51 nasce il primo edificio europeo, istituzionale europeo, la CECA, qualcuno se la ricorderà, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Al tempo di oggi sembra un reperto archeologico, che anche una cosa piccola piccola, perché c'è carbone e acciaio che si impregna in tempi di computer, di smartphones, siamo ancora a pensare al carbone e acciaio. Però a quei tempi il carbone e l'acciaio erano materie fondamentali per lo sviluppo economico e anche per la costruzione di armi. Ed erano stati al centro di conflitti, in particolare tra Francia e Germania, più volte, non soltanto la seconda guerra mondiale, ma anche vari conflitti precedenti, ha fatto centinaia di migliaia di morti, milioni di morti, si erano consumati tra l'altro anche intorno alla competizione su chi fosse più dominante rispetto all'altro nella produzione del possesso di carbone e di acciaio. Quindi quella comunità, la CECA, fu veramente molto importante e fu pensata non come, come dire, uno strumento banalmente commerciale, ma fu pensato come primo pilastro di una unione politica, perché andava dritta alla questione centrale dei conflitti che c'erano stati in passato, in particolare tra quei due paesi. Quindi il processo di unificazione politica andò avanti speditamente e il primo nucleo vero e proprio di unificazione politica voleva essere la cosiddetta Comunità Europea di Difesa, cioè un piccolo esercito comune. Ancora adesso ogni tanto queste idee rientrano. A quel tempo era molto forte. A quel piccolo esercito comune sarebbe seguita la comunità politica europea, che avrebbe finalmente realizzato il sogno degli Stati Uniti d'Europa. Quella idea lì però si infranse contro resistenze, in particolare francesi, che sfociarono in un voto contrario del Parlamento francese nel 1954. A quel punto avvenne la svolta. I propugnatori dell'Unione Politica Europea, quindi De Gasperi, De Adenauer, Schuman, eccetera, pensarono e dissero: va bene, se non possiamo andare dritti verso l'Unione Politica perché ancora troppo recenti sono le ferite dei milioni di morti, del sangue versato, dei conflitti sanguinosi fra paesi, eccetera, se non possiamo farlo, allora prendiamo una strada laterale, facciamoci furbi, come si dice in Piemonte, e passiamo per i portafogli europei, passiamo per le convenienze economiche e per le questioni finanziarie. E così nacque il mercato comune europeo e la comunità economica europea, come voi sapete bene, nel 57 a Roma, considerato un trattato importante, che istituirono queste due grandi cose, comunità e mercato comune. Iniziò da allora, faccio molto breve, un pendolo istituzionale tra l'economia reale, passava la finanza, per poi portava l'economia reale, poi passava la finanza, però sempre restando nell'ambito dei portafogli, per così dire, cioè nell'ambito delle convenienze economico-finanziarie. Siamo all'Unione Monetaria Europea, quindi balziamo alla fine degli anni 90, per così dire, anzi no, per così dire,
e così alla fine degli anni 90, quello sembrava essere il momento veramente culminante di un ritorno alla grande dell'idea europeista, perché veramente era un gettare il cuore oltre lo Stato. Diamo a questa comunità di Stati che rimangono indipendenti una moneta comune. Il denaro, le banconote, le carte di credito, il denaro con cui paghiamo le cose, non sono soltanto un mezzo comodo e conveniente, sono anche un simbolo forte, un simbolo potente di identità e quindi di unità. Di nuovo, l'idea era, se diamo una moneta comune agli europei, gli europei saranno ulteriormente indotti considerarsi europei prima ancora che italiani o francesi. E per 10 anni questa idea sembrò funzionare. Più o meno l'euro ha funzionato, anche se alcuni scettici rimangono, per esempio mia moglie è tuttora convinta che con il passaggio dalla lira all'euro i prezzi siano raddoppiati. Io mi adopero tutte le volte per dire guarda, non è vero, è un'illusione, ci sono studi importanti, sondaggi, cose che dimostrano che non è vero. Però lei dice guarda, gli economisti dicono sempre sciocchezze, quindi tu dici sciocchezze, no, così la mia percezione è che i prezzi siano sempre. E le modi hanno sempre. Acqua me la sempre, quasi sempre. L'ultima nave è l'Italia. Il numero bancario fa un po' eccezione rispetto a questo pendolo istituzionale che c'era stato nei passati 40 o 50 anni. Perché? Per una ragione fondamentale, perché sfuggendo a questa regola del pendolo, risponde non a un ideale, ma risponde a un problema pratico. Che cosa era successo? Tutto cominciò in Grecia, nel 2008, quindi eravamo nel pieno della crisi finanziaria globale, dei suoi effetti recessivi, la recessione scatenata in tutto il mondo dalla crisi finanziaria globale. Si scopre che i governi greci degli anni precedenti avevano falsificato i conti pubblici, falsificati, quindi avevano imbrogliato i governi amici, i governi alleati, gli altri governi dell'Unione Europea. Il premier greco del tempo, di sinistra, Papandreou, dice i miei predecessori, tutti i governi di destra che si sono avvicendati su di me, hanno falsificato questi. Quindi nel 2009 il deficit pubblico greco non è del 3,4% come è stato annunciato, ma è, dice lui, il 12%, in realtà poi si scoprirà che è il 15%, quindi è enormemente superiore rispetto a ciò che era stato annunciato. Quell'episodio fece la innesco in una esplosione di tensioni che si erano andate accumulando, secondo me, nel corso dei 10 anni. E queste tensioni riguardavano fondamentalmente la coesione e la fiducia, non solo fra governi, ma vorrei dire fra popoli europei. Si diede ufficialità a quello che i popoli europei erano andati pensando e dicendo a mezza bocca e dicendo solo in famiglia, ma anche nei circoli ufficiali, e cioè che ci sono popoli e popoli, ci sono quelli virtuosi e quelli viziosi, ci sono le cicale e le formiche, e quindi bisogna prendere atto di questo e fare qualcosa. O piegare le cicale alla virtù delle formiche, oppure addirittura separarsi. Infatti l'idea della separazione, cioè in concreto, l'idea di buttare fuori la Grecia dall'Unione Monetaria Europea, fu detta ufficialmente da esponenti del governo tedesco. Più ovviamente gli investitori di tutto il mondo, quelli che hanno in mano i titoli pubblici,
emessi da paesi europei, si presero tutti paura e dissero: caspita, qui c'è il rischio veramente che l'euro dichiarato solennemente irreversibile si rompa, o perché si perde una scheggia, o perché più probabilmente si rompe tutto. Quindi non solo si perdono i greci, ma si perdono anche spagnoli, portoghesi, italiani, alla fine italiani. E quindi io, investitore, mi preparo da questo rischio e ne vendo un po', non dico che ne vendo tutti, ma ne vendo un po' quei titoli che sono nel mio portafoglio, quelli italiani, quelli francesi, molto poco per la verità, quelli italiani, spagnoli, portoghesi e greci. Perché mi devo riparare da questo rischio. Qual è il rischio? Perché ovviamente se l'euro per avventura dovesse veramente rompersi e tornare le valute nazionali, a quel punto tornerebbero i tassi di cambio, tornerebbero i rapporti di cambio tra queste valute e altrettanto ovviamente i paesi più indebitati con più alto debito pubblico avrebbero la valuta nazionale svalutata rispetto alle valute dei paesi più forti. E quindi la nuova lira, la nuova peseta, la nuova dracma greca subirebbero sul mercato perdite di valore importanti, 3, 4, 4. E quindi io, se ho in mano titoli pubblici ora denominati in euro, ma domani denominati in queste nuove valute, ci metto un sacco di soldi. Quindi, se questo è un rischio, forse piccolo, però l'evento rischioso è talmente grande che io mi devo riparare. E quindi da qui nasce la crisi cosiddetta dei debiti sovrani, detta è un eufemismo in realtà, però è tecnicamente corretto, debiti sovrani. Poi la cosa è stata più o meno riparata, ma non vuole mancare la scelta, perché c'era questa complicazione specifica. Se il titolo pubblico, non dico italiano, diciamo greco, o portoghese, si svaluta molto sul mercato, chi ce l'ha in mano subisce perdite. Chi ce l'ha in mano? Beh, le banche, per esempio, ce l'hanno un sacco di questi tipi. Vai a notare che è così, in tutti i paesi è così. Le banche commerciali di tutti i paesi hanno nei loro portafogli un sacco di titoli nazionali che servono loro per la liquidità, fondamentalmente. E quindi, sempre i famosi investitori dicono: ah, queste banche io devo considerarle con più severità, con più attenzione di altre banche, quelle che hanno molti titoli passibili di svalutazione sul mercato, potenziale, rischioso. E quindi io le banche, per esempio ci sono agenzie di rating, le degrado, faccio un downgrading. Ma a questo punto si innesca un circolo vizioso, perché se una di queste banche è talmente messa nell'angolo da questi comportamenti più severi degli investitori da entrare in crisi irreversibile, deve essere salvata, no? In tempi prima, no? Dell'unione bancaria, quindi prima della cosiddetta BRD, per chissà che cos'è, cioè prima del bail-in, quindi siamo in epoca di bail-out, salvataggi pubblici. Deve essere salvata da quello Stato. Però quello Stato, che è già indebitato, diventa ancora più indebitato per salvare una o più o due o tre o dieci sue banche. E quindi circolo vizioso. Per spezzare questo circolo vizioso, l'idea fu: vabbè, se una banca va in crisi, deve essere salvata sì, ma non dal suo Stato, bensì dalla entità sovranazionale europea. Quindi bisogna convincere i mercati, gli investitori, che se una banca europea, indipendentemente da dove ha sede, va in crisi, quello è un affare europeo, non dello Stato in cui ha sede.
cominciano discussioni, a un certo punto però alcuni governi europei convincono, come buone, come cattive, comunque fanno sì che venga introdotto nelle nuove norme una deviazione del percorso, e si dice, va bene, d'accordo che la banca, per esempio, portoghese, non venga salvata dal governo portoghese, ma neanche da un organismo sovranazionale, per essere salvata dai privati. Dai privati, cioè da quelli che hanno mal riposto la loro fiducia in quella banca che è finita di guardia. Azionisti certamente, obbligazionisti di ogni tipo e fianco depositanti non protetti dal schema nazionale di garanzia dei depositi. Idealmente anche quelli, però quelli almeno sono protetti dal schema nazionale, o dovrebbero essere. E voi capite che questo è un elemento importante di prospettiva. Giustificato dal punto di vista di chi lo ha proposto, perché il punto di vista di chi lo ha proposto è stato: ma perché noi dobbiamo pagare dei mercati delle cicale? Non ci siamo formiche? Basta, non ne possiamo più. Ammesso che sia vero, che il mondo si può mettere le cicale e formiche, questo è un altro discorso che ne parliamo un'altra volta. Quindi, in realtà, questo, la introduzione del bail-in cosiddetto, cioè pagano i privati, i contribuenti, i pubblici, i soggetti pubblici, e quindi i contribuenti non cacciano fuori più un centesimo per salvare una banca, questo punto di vista fu salutato dagli euroscettici con una grande soddisfazione. Dagli euroscettici devo dire di tutti i paesi, non soltanto quelli nordici. Dicevo, vabbè, finalmente si prende atto che i paesi costituenti la cosiddetta Unione Europea in realtà sono diversi, così come sono diverse le loro imprese, i loro banche. Prendiamo atto di questo. E allora questo ci porta dritti al tema dell'identità e delle tensioni che si sono andate accumulando in questi decenni e anni sul tema dell'identità. È un tema ovviamente vastissimo, un tema che trascende il numero economia, è un tema politico, sociale, quindi c'è una letteratura politologica, sociologica, economica molto vasta. Io faccio qualche povera considerazione da cittadino su questo tema e cerco di spiegarmi con un esempio cercato su me stesso. Se c'è qualcuno che si chiede, io, Salvatore Rossi, che cos'è? Le opzioni possibili sono Varese, perché sono Varese, se qualcuno non lo sa, Pugliese, Meridionale, Italiano, Europeo o Cittadino del Mondo. Allora, tutte queste etichette sono veritiere, è tutto vero. Se io o il mio definitore, dobbiamo privilegiare un solo sostantivo, e la scelta dipende dal contesto in cui nasce la domanda. Cioè, se stiamo discutendo del tesoro del mondo, sarà cittadino del mondo. Se ci chiediamo quale atteggiamento l'Europa debba avere nella disputa commerciale cinoamericana, sarà europeo. Se imbattiamo dell'Unione Monetaria Europea e dei vantaggi e svantaggi che porta io tendo a essere italiano, se parliamo del dualismo territoriale italiano al sud e tendo a essere meridionale, non mi affatto di essere non di questa opinione, ma mi batteremo questo pomeriggio. Infine, se discutiamo di come si cucinano le orecchiette tra pari e legge, sarò paese. Il mio stesso personale convincimento su che cosa io sono dipenderà da quello del mio interlocutore. Perché, e questo è un punto importante, per esempio, un giapponese medio
distingue esattamente un italiano da un tedesco, per cui italiano e tedesco sono europei. Quindi se io mi trovo in Giappone, come mi è capitato più volte, e illustro un giapponese i caratteri istituzionali dell'Unione Europea, beh, lo faccio da europeo, mi sento europeo. Un tedesco medio distingue a stento un settentrionale da un meridionale italiano. Per lui sono tutti italiani, nel bene e nel male. Dunque, se io mi trovo a Berlino e illustro un tedesco la situazione politica italiana, tenderò a sentirlo italiano, senza caratterizzazioni regionali, quindi non meridionale o settentrionale. Un milanese medio distingue a stento quando parla a Reggio. Dunque, se io mi trovo a Milano e spiego a milanese che cosa sono le orecchiette, mi sentirò pugliese, genericamente pugliese, né paese né leccese. In altri termini, l'identità geografica di ciascuno di noi è relativa. Stamattina sul Corriere della Sera c'è un articolo bellissimo, molto lungo, di un cantante, di un giovane cantante pop che si chiama Mika, che forse qualcuno di voi. Mika è un libanese nato a Beirut, di genitori americani con passaporto americano, nato, cresciuto a Parigi, educato in Inghilterra e ha trovato il più grande successo in Italia. Di origine ebraica, ovviamente. Lui dice: ma io mi sento europeo. E perché mi sento europeo? Perché ho capito dopo un po' il perché della scelta che i miei genitori fecero, dovendo scappare da Beirut che era in piena guerra civile, loro erano americani, di passaporto americano, potevano tornare negli Stati Uniti d'America, io sarei cresciuto veramente americano. Invece loro scelsero Parigi, ma non perché era Parigi, perché scelsero l'Europa. E una mia prozia mi spiegò perché. Questa cosa mi fa comunque. Perché, mi disse, la luce in prodotto si trova in Europa, non in America. E quindi i miei volevano ritrovare quella luce. Allora, cerco di ritrovare con questo. L'identità diventa assoluta quando c'è un carattere identitario che prevale largamente su tutti gli altri. Allora, Ernesto Galileo, che è l'euroscettico prima da me citato, avanza un argomento molto forte. La lingua. Gli europei non hanno una lingua comune, gli americani sì. Ma lui in realtà va a un passo in avanti. Perché la lingua è così importante? Non soltanto perché il mezzo di comunicazione usuale e corrente. Perché è quella che determina se un cittadino elettore capisce ciò che gli propongono i candidati a una elezione politica o no. Questo è il principio fondante della democrazia, dice lui, e quindi l'identità europea non potrà mai sovrastare le nazioni. Per questa ragione di fondo, perché noi tutti abbiamo un regime democratico, quindi noi tutti siamo soggetti a questa legge. Allora, l'argomento è robusto, secondo me non è decisivo. È vero, certo, che negli Stati Uniti c'è una lingua una sola, e questo ha molto favorito l'affermarsi negli ultimi 150 anni, dopo la guerra civile, l'identità americana, per l'identità americana così forte. A questo punto l'americano a stento si ricorda, sempre è nato in Illinois o in Ohio. Ma è anche vero, per esempio, che nell'Italia prioritaria l'italiano parlava di pochissimi. La stragrande maggioranza del popolo italiano parlava dialetti che erano diversissimi tra di loro, quanto l'italiano dal francese e lo spagnolo. Va bene, l'Italia prioritaria non è democratica,
concerto. Però ci sono altri fattori fondamentali di identità in un territorio, oltre a, ne cito due, l'economia e il diritto. Sul diritto si sofferma Giuliano Amato in vari interventi che ha fatto, tra l'altro in quel libro con Gaia della Loggia di 5 anni fa, appunto, che contrapponeva le tesi di un europeista come Giuliano Amato e di un euroscettico come quella della Loggia. Però Giuliano Amato ci è tornato più volte su questo tema. Lui c'ha un punto fondamentale, lui dice che la Corte di Giustizia Europea ha svolto un ruolo fondamentale perché ha stabilito, cioè ha affermato che ci sono nelle costituzioni dei diversi stati che compongono l'Europa dei tratti comuni. I tratti comuni vanno portati alla luce e alla fine hanno finito con riformare i trattati, con informare di sé i trattati europei. Poi potevano essere addirittura inclusi in una Costituzione europea, ma sappiamo come è andata a finire la Costituzione europea, poi alla fine non si è fatta perché è stata respinta da francesi e olandesi. Io accenno all'economia invece. Questa idea, l'idea della scorciatoia, della strada laterale, quindi l'idea economicista, funzionalista, poi fu Giovanni che se ne fece promotore in particolare. Quindi l'idea secondo cui sì, arriviamo ad una politica, perché quella è la nostra meta finale, però ci arriviamo gradualmente integrando e unificando l'economia, quella reale e quella finanziaria. Questa idea ha in parte funzionato, d'altro canto era un'idea, come dire, radicata nella ideologia liberale, che a quel tempo era importante in principio. Le economie europee di oggi sono strettamente intrecciate, molto più di quanto ciascuna di loro è con gli stati extraeuropei. E questo sia negli apparati produttivi, sia nelle imprese, sia nei mercati dei consumatori. E il risultato dell'aver abbattuto dazi, prima col mercato comune, poi col mercato interno, uniformando gli standard tecnici, le prese elettriche, per esempio. Abbiamo una sua potentissima autorità che promuove la concorrenza in Europa, nel caso Alstom, Siemens, che è molto presto. Abbiamo da 20 anni un solo segno monetario, come ricordavamo prima. Allora, tutto questo non è avvenuto senza effetti sulla psicologia degli europei, quindi ha nutrito l'identità sovranazionale. Però il diritto e l'economia, ahimè, non sono bastati. L'identità europea sta ora rischia di sfumare sullo sfondo rispetto alle identità nazionali più soggetti. Allora, mi avvio alla conclusione. Temo che stia succedendo per l'Europa e per l'Italia, per l'idea europeista negli ultimi 3 decenni, un fenomeno analogo a quello che ha travolto la musica colta nel secolo scorso. Chi di voi è appassionato di musica si può capire. L'analogia può sembrare ardita, provo a spiegare. La grande musica del Settecento e dell'Ottocento visse sul fine di quel periodo la stessa voglia di rottura degli schemi, la stessa voglia di modernità che ispirava le altre arti. Da quel momento però la musica che si coltivava nelle accademie prese ad allontanarsi da quello che fino ad allora era stato il suo pubblico, ma senza trovarne un altro. Diventò un artificio scritto, anziché essere, come era stato per secoli, una leva espressiva che serviva a innalzare gli spiriti degli ascoltatori. L'esperimento dodecafonico, per chi lo conosce un po', che è un esperimento algido e puramente accademico, lo dimostra. Fecero eccezione nel Novecento alcuni giganti della scrittura musicale, come Stravinsky, Rachmaninoff, Shostakovich, Prokofiev, ma non a caso tutti russi. Perché? Beh, in due di loro
Shostakovich e Prokofiev, forse contribuì a preservarne da questo destino la necessità comunque triste di adeguarsi al realismo socialista. Prokofiev fece un po' di più di Shostakovich, ma insomma più anche Shostakovich dovette allinearsi. In altri, Stravinsky e Rachmaninoff furono esuli, quindi scapparono dalla Russia, dalla Unione Sovietica, e forse l'anima russa prevalse in loro a preservare. La musica colta occidentale alla fine ha ceduto il suo scettro a Mitra, cioè alla musica popolare, che tecnicamente è molto più rossa, ovviamente, molto più rossa, però sa parlare al cuore di milioni, di miliardi di esseri umani. La musica colta contemporanea è ridotta in sparute sale concerti ed esibita quasi soltanto le sue stesse lettere, non ha un problema. L'Europa. L'Europa nacque e si sviluppò dopo la Seconda Guerra Mondiale, come appunto, l'ho detto prima, anelito di fratellanza fra popoli, pur fra circoli ristretti, intendiamoci. Ci torno tra un secondo su questo. La scorciatoia economicista e giuridicista degli anni 50 non impedì a questo sogno dell'unione politica europea di continuare ancora per molto tempo a vivere, ma quando alla generazione che aveva direttamente vissuto gli orrori della Seconda Guerra Mondiale succedettero altre generazioni che in quegli orrori non avevano più memorie che erano i giorni nostri, quell'idea dell'anelito si è sentito e si è trasformato in che cosa? Beh, si è trasformato in una maglia giuridica fittissima che adesso un po' vola, che avvolge tutta l'Europa. Una maglia tessuta in perfetta buona fede, intendiamoci, da uno spesso ceto di funzionari, non solo di istituzioni comunitarie, anche nazionali, dei governi e delle istituzioni nazionali, immediatamente sottostante al ceto politico. Però i 400 milioni di elettori europei sanno molto poco di quelle migliaia di norme e di quelle decine di migliaia di pagine in cui le norme sono state. Quelle sono parole rivolte soltanto agli addetti ai lavori, agli adetti di, quell'arte o di quella religione. Intendiamoci, è così in tutti i paesi retti da regimi di democrazia rappresentativa. Ma nel caso europeo la rappresentanza politica è particolarmente complessa e diretta. Queste norme che reggono l'Europa sono in realtà decise da che cosa? Dalla Commissione e dal Consiglio europeo che co-decidono col Parlamento. Commissione e Consiglio sono espressione dei governi nazionali e i governi nazionali sono espressione dei Parlamenti e i Parlamenti sono espressione degli elettori. Quindi vedete che c'è una catena lunga. Il Parlamento europeo fa parzialmente eccezione perché in esso siedono direttamente gli eletti, però sono eletti nazionali, e qui torna la questione linguistica e della logica democratica. Allora, l'analogia che io abitualmente faccio fra storia della musica colta e storia dell'idea europeista sta in questo. In entrambi i casi c'è stata una trasformazione da quello che commuove i cuori di molti a quello che interessa cerebralmente pochi. Faccio soltanto una chiosa sui molti e sui pochi, perché uno potrebbe dirmi, ma in realtà anche i molti sono pochi, sono stati pochi. È vero sia nel caso musicale sia nel caso europeistico, la grande musica colta per il 700 e l'800 è nata nelle
corpi reali, si è poi allargata ai borghesi, alle classi borghesi, ai teatri, ma il popolo minuto ne è sempre stato estraneo. L'idea europeista è vero che ha scaldato i cuori, ma ha scaldato i cuori per circoli intellettuali e politici abbastanza ristretti in essere all'incendio della Seconda Guerra Mondiale. Non ha mai coinvolto direttamente tutti gli elettori. Questi sono stati in qualche modo trascinati nell'avventura europeista dall'entusiasmo dei loro rappresentanti politici, a cui legava un vincolo ideologico, o religioso, o comunistico, o anticomunistico. Quando le ideologie sono tramontate, molti cittadini europei hanno cominciato a ignorare l'idea europeista. Non l'hanno più riconosciuta aderente alle proprie necessità prosaiche immediate, ai propri interessi. In qualche caso l'hanno vista come contraria a questi interessi. Allora, parliamoci chiaro, i regimi democratici hanno una regola semplice alla loro base: votano tutti, o per testimoniare l'appartenenza a un credo, o per promuovere un interesse immediato. Se il primo si indebolisce, come nel caso del tramonto delle ideologie, prevale il secondo, e la costruzione europea è molto difficilmente spiegabile in termini di interessi immediati di ciascun elettore. E quindi questo spiega il fatto che l'identità nazionale abbia preso il sopravvento sull'Europa. L'Erasmus è importante, in generale i viaggi in Europa sono importanti, però anche quelli, parliamoci chiaro, non riguardano tutti gli europei, riguardano una parte, probabilmente una parte minoritaria, una parte avanguardistica di eccellenza. Però, e qui concludo veramente, rimane un punto fondamentale, cioè essere integrati, essere uniti agli europei conviene. Il benessere collettivo in Europa è tanto maggiore, è tanto meglio distribuito, per quelli che sono pensosi di questo aspetto della questione, quanto più ci si avvicina a una vera federazione di Stati. La stessa importanza geopolitica di Europa Unita, come ovvio, come tutti sanno, è molto maggiore della somma di quelle dei singoli stati-nazione, dei singoli paesi che compongono l'Europa. Ma questa convenienza, non potendo essere dimostrata in termini di interessi immediati, ciascun elettore, va fatta ridiventare sentimento. Questo è il punto fondamentale. È l'unico modo di farlo tornare. E di farlo portare sentimento e tornare a offrire agli europei qualcosa di messianico, come è stato alle origini della costruzione europea. In questa fase storica, molti cittadini europei, molti di noi, quasi tutti noi, siamo angosciati dal futuro. Siamo angosciati dal pericolo di forze reali e immaginarie, di flussi incontrollati di immigrati. Siamo angosciati dal terrorismo religioso. Siamo angosciati dalle trasformazioni che si annunciano nel lavoro di massa, con la robotica, con l'intelligenza artificiale. Per di più, il mondo intorno a noi sta cambiando, cambia il rapporto di forza tra grandi potenze, tra America e Cina. Si attraversano guerre commerciali, comunque dispute commerciali. Quando si avverte un pericolo, la tendenza è esprimersi, a serragliarsi un pochino. Ma il punto fondamentale è farlo ciascuno nel proprio appartamento, nella propria casa, e lui è peggiore che farlo insieme agli altri nel palazzo in cui si tratta. E l'Europa è il palazzo a cui appartiene. Non è una cosa facile da fare, forse non è neanche probabile, però, perché non è probabile? Perché una volta
fatto uscire dalla lampada il genio maligno dei nazionalismi esasperati e dei pregiudizi etnici su cui i nazionalismi si fondano, è difficile farlo tornare indietro nella lotta. E non valgono i richiami retorici al grande ideale europeista, perché la gente è stupida di questo fiato, anzi sono contro Rossi. Quindi le persone di quella volontà che vedono l'oggettiva convenienza, anche economica, dello stare uniti, dello stare insieme, devono lavorare a tradurla agli occhi della collettività in termini non più e non solo economici, ma di altri collanti basilari della società, come per esempio la difesa e la sicurezza. E soprattutto devono rendere di nuovo attraente sentirsi europei. Con buona volontà, partendo anche da cose piccole, ad esempio invogliare i giovani a essere parte di un progetto sovranazionale concreto come quella radio europea che Antonio Galizzi voleva far crescere, e soprattutto senza zittire o ignorare troppo a lungo le voci scontente, perché le scontentezze non sono sciocchezze di cui da ignorare, sono il voce del popolo, quindi va ascoltato. L'alternativa è tornare insieme, tornare ciascuno nella sua casa fortino, forse soddisfatto di aver fatto un dispetto al vicino, ma certamente più povero, certamente più solo. Se ci concedessimo spazio per le domande, in realtà avremmo già avuto tutte quante le risposte, quindi io, se siete d'accordo, chiuderei il nostro appuntamento qui. Io ringrazio il dottor Salvatore Rossi per un motivo particolare, perché lei ha parlato di parlare al cuore di molti e parlare cerebralmente, cioè parlare alla testa di pochi, invece lei ha avuto la capacità questa mattina di parlare al cuore e alla testa insieme, tutti quanti noi. Grazie Salvatore Rossi, grazie. Il prossimo appuntamento con la Scuola per la Buona Politica è venerdì 22 febbraio alle 15.30 nell'aula 4 del Dipartimento Scienze Politiche. Ospiteremo Enrico Letta prima e seguirà poi l'incontro sull'autonomia regionale e internazionale alla prova d'Europa con Gianfranco Liesti, Michele Migliano, Roberto Speranza, Francesco Paolo Sisto e Giuseppe Bresci. Grazie a tutti.